Presidente Massetti, siamo a tempo di libri, Confartigianato ha investito in un grande stand per garantire la presenza delle sue imprese. Beh, non potevamo mancare a questo appuntamento così importante, l'appuntamento della cultura milanese e italiana. Confartigianato ha tra i propri iscritti migliaia di imprenditori che fanno di questo mestiere la propria attività e fanno di questa attività una grande passione, perché fare il libro oggi è veramente una passione che viene da lontano. E la caratteristica dei nostri associati di questo settore sono soprattutto stampatori che per passione sono diventati editori successivamente, cioè la vicinanza con la carta stampata è diventata una tale passione che tanti hanno deciso poi di diventare editori loro stessi. È un po' il mio esempio, dal momento che io faccio questo di professione, sono nato stampatore, siamo diventati editori ed è una passione che noi ci portiamo appresso dalla mattina alla sera, senza il sabato e la domenica. Noi lo siamo di professione, ma è quasi una missione. Grande rivincita per la carta, nel senso che l'avvento dei tablet e del digitale sembrava dovesse far scomparire questo settore, invece c'è un grande ritorno. Dobbiamo anche distinguere il fatto che i nativi digitali, cioè i giovani, leggono molto sui tablet, per cui per loro diventa naturale, però l'abbiamo scoperto anche all'interno delle scuole, infatti la presenza numerosa degli alunni e delle scolaresche oggi qua lo sta a dimostrare, l'importanza di studiare e di leggere su un supporto cartaceo, non c'è paragone, c'è una passione che è intrinseca al lettore e il supporto fa la differenza. Vedete con le scolaresche qui in questi giorni ancora una certa passione al profumo della carta. Sì, il profumo, al tatto, all'idea che si possa tornare indietro, si possa sottolineare, si possa toccare con mano, cioè è un tutt'uno, non esiste una discontinuità nel leggere il libro, nel toccarlo, nello sfogliarlo, nel tornare indietro, nel vederlo visivamente su uno scaffale della propria libreria di casa. Potremmo discutere da qui all'eternità di questo tema, uno preferisce una cosa piuttosto che un'altra, ma lo dice il mercato, c'è stata una crescita delle vendite dei libri. Diciamo che c'è una sovrapproduzione rispetto al mercato, oggi tutti vogliono scrivere, tutti vogliono realizzare il sogno nel cassetto, il libro che hanno nel cassetto, e con l'avvento anche del print on demand, che è il stampo un libro, stampo due copie, lo si può fare attraverso la stampa digitale senza, evitando di stampare le centinaia, migliaia di copie per poi averle in magazzino e avere degli invenduti. Scuole protagoniste al vostro stand in questi giorni, qual è il messaggio che volete veicolare ai ragazzi? Ma di avvicinarsi soprattutto al mondo della lettura, perché lo vediamo quotidianamente. Chi si avvicina al mondo della lettura, chi legge più libri rispetto a chi non legge, è diverso in modo positivo, cioè ha un approccio diverso alla vita, un approccio diverso ai problemi e alla società, per cui è la formazione del cittadino, cioè quando i ragazzi si avvicinano alla lettura sin da piccoli, cioè il cittadino viene formato in modo diverso, non viene inquadrato, viene formato in modo diverso.